Agroinvest, quale futuro? È questa la domanda che si pone l'ex presidente Genioso Zollo, che evidenzia le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rilasciate dalla D. Calenda e dal presidente Luminelli. Tengo molto alle sorti di questa società perché ci ho dedicato molto tempo e tengo molto poi alle sorti delle persone che dentro ci lavorano, per cui sentire che la società è in una fase di rilancio, che i grossi problemi sono avviati alla risoluzione, mi fa piacere. Oddio, qualche giorno prima avevo letto un'intervista di tenore completamente diverso da parte dell'amministratore delegato, evidentemente si sbagliava, anche se mi sembra strano perché conosco Calenda, un imprenditore di vecchia data, insomma, prendere atto che si sia sbagliato con i numeri. L'ultimo bilancio approvato è quello a fine 2013, quindi del 2014 non sappiamo niente. Il bilancio 2013 chiudeva con una perdita che superava i 300.000 euro, che però sommate alle perdite pregresse, diciamo, complessivamente veniva fuori un numero che insomma, deve essere assolutamente attenzionato e lo sarà, credo, da parte del collegio sindacale. Zollo chiede poi chiarezza al comune di Nocera Inferiore, che ha provveduto alla pubblicazione dei bandi per i PIP di Casarzano e Fosso Imperatore, senza affidarsi alla STU. Torquato ascolto sempre volentieri le sue interviste e le sue dichiarazioni, perché sono cariche di buona volontà e di voglia di fare. Poi però quando bisogna fare veramente viene meno. Se voleva dare una mano alla società, lui e il suo assessore potevano intanto affidare all'Agroinvest il PIP di Nocera Inferiore, anche perché l'assessore è dirigente di questa azienda, insomma viene fuori un piccolo conflitto di interessi. Infine l'attuale AD della Patto per l'Agro S.P.A. replica al sindaco di Angri Pasquale Mauri. Mauri sì, più di una volta fa riferimento alla vecchia gestione. Io ho fatto parte della vecchia gestione e Mauri era consigliere fin quando poi per somma di assenze è stato estromesso dal consiglio di amministrazione. La vecchia gestione è quella alla quale ho partecipato e ereditò un bilancio di circa un milione, con circa un milione di perdite. Ha chiuso tre bilanci, le ha chiuse tutte e tre in inutile. Ha in qualche modo avviato un piano di risanamento della società e anche relativamente alla pianta organica, in qualche modo è stato posto rimedio a dei problemi creati da chi prima di noi aveva assunto queste persone. Mi spiego meglio. C'era una metà circa dell'attuale pianta organica, quindi oltre 10 persone, che da più anni lavoravano per Agroinvest con una partita IVA, erano legati a degli orari di lavoro, erano costretti firmare l'ingresso e l'uscita con i badge e quindi erano a tutti gli effetti dei lavoratori subordinati. Stava vivendo quindi una situazione completamente e assolutamente irregolare da un punto di vista delle leggi che governano queste cose. Per cui il consiglio di amministrazione con i consulenti dell'epoca pensò di porre rimedio a questa situazione e d'accordo con i dipendenti, che ringrazio ancora oggi perché in quell'occasione potevano anche attivarsi legalmente nei confronti di Agroinvest, non l'hanno fatto rinunciando ai loro diritti e senza costi aggiuntivi per Agroinvest furono regolarizzati, ma la regolarizzazione rispondeva e risponde alla normalizzazione di un rapporto di lavoro.